Buonasera, siamo qui alla conclusione della decima edizione di Seduzione Gusto Festival. Le ragazze sono le allieve dell'Istituto Leonardo da Vinci di Cosenza, insieme a delle ragazze di Burbicino. Gli abiti sono stati preparati dall'Istituto Leonardo da Vinci. E qui doveva essere presente stasera anche la dirigente Graziella Cammalleri, che purtroppo per impegni istituzionali non lo può essere, ma fa i saluti a tutti voi. Ha accettato da subito questa collaborazione perché ha ritenuto un validissimo progetto, ma soprattutto una bella opportunità per i giovani di confronto e di crescita per un futuro professionale. Ringrazio le allieve, come vedete sono delle splendide creazioni, sono quelle che hanno realizzato direttamente loro all'interno dell'istituto e che stasera hanno presentato qui, ma non solo qui, perché fanno anche, partecipano anche ad altri concorsi. Tra alcuni di questi infatti sono finalisti di Trame di Moda, di Moda Movie, e partecipano ai concorsi che Moda Movie riserva ai giovani stilisti emergenti. Saluto i qui presenti, il consigliere regionale Orlandino Greco, il sindaco Ciriaco Biondi, il presidente Umbri Cosenza, nonché consigliere nazionale Umbria Antonello Grosso Lavalle. Saluto Fabrizia Curi, che ha accettato da subito la nostra proposta di moderare stasera questo convegno, e i nostri partner dell'evento Seduzione Gusto Festival, anche perché è importante, perché sono i partner che hanno aderito dalla prima edizione, hanno accettato da subito l'idea di collaborare a un evento sulla moda e sul gusto da svolgere a Burbicino. Nonché il patron di Moda Movie, Santi Enrico, presidente dell'associazione Creazione Immagine, il professore Vincenzo Monaco, presidente dell'Accademia Italiana del Peperoncino e patron del Peperoncino Festival, entrambi due eventi di rilevanza nazionale ma anche internazionale, perché ormai il Peperoncino Festival l'anno prossimo compierà i 25 anni e Moda Movie quest'anno ha festeggiato i 20 anni, come noi quest'anno abbiamo festeggiato i 10 anni di Seduzione Gusto Festival. All'inizio sì, è vero, quando si parlava di moda a Burbicino c'era un po' di perplessità, creare un evento di moda in un paese mondano, ma noi i soci della Proloco si sono fatti prendere dalla volontà di fare, dobbiamo sfidare questa cosa, cercare di fare un evento importante a Burbicino in una costa tirrenica dove si parlava poco di moda, no? Quindi per noi abbiamo detto no, vogliamo creare vogliamo creare un evento affinché la piazza di Burbicino possa diventare la piazza dell'alta moda romana, e speriamo che un giorno arriveremo a ciò, anche perché l'anno scorso abbiamo avuto una stilista dell'alta moda romana che era la colombiana, e quest'anno abbiamo avuto una stilista dell'alta moda milanese, quindi diciamo che siamo sulla bella strada per fare un evento di una rilevanza molto importante, ma soprattutto importante il fatto che Moda Movie ci permette di far partecipare dei giovani stilisti emergenti che sono finalisti del concorso e di assegnare a una di loro una borsa di studio, perché abbiamo la collaborazione dell'Accademia della Moda di Napoli, che ogni anno riserva una borsa di studio a uno stilista emergente. Infatti proprio qualche giorno fa leggevo la notizia che Simona Surace, premiata a Seduzione Gusto Festival di quest'anno, ha iniziato i corsi all'Accademia della Moda di Napoli, la ragazza di Reggio Calabria. Quindi per una... sì, molto brava. Una calabrese. Speriamo che avrà il successo di Giovanni Percuacciola e di tanti altri, perché pure Giovanni è passato da te. È passato San De Pozzo pure da qui. Sì, pure San De Pozzo. Ti ricordi quella sera che non è arrivato poi a casa?
Abbiamo avuto anche Francesco Federico, che adesso lavora per Fendi, Gianni Sapone, abbiamo avuto anche stilisti di una certa importanza, ma abbiamo avuto anche i premi eccellenza, dove sono stati premiati stilisti, dove sono stati premiati dei giornalisti importanti, tra cui Carla Monaco, Anna Maria Terremoto, Riccardo Giacoia, Amedeo Ricucci. Quindi diciamo che anche imprenditori importanti come Aiello, diciamo che l'evento sta crescendo e sta ottenendo buoni risultati, anche questo grazie alla collaborazione che da anni si affianca all'Accademia Italiana del Peperoncino, perché l'evento Seduzione e Gusto racchiude la moda e il gusto, e quindi per quanto riguarda il gusto, siccome si rifà a radici antiche nel passato e si rifà al fatto che nel Settecento, per quanto riguarda la moda, le donne di Buon Vicino lavoravano in piazza la ginestra, da dove ricavavano dei tessuti importanti. Infatti ne abbiamo la dimostrazione in questo museo, perché al piano terra praticamente c'è una mostra con i telai che usavano a Buon Vicino. Inoltre, per quanto riguarda la gastronomia, si rifà Ippolito Cavalcanti, duca di Buon Vicino, famoso gastronomo alla corte dei Borboni. E quindi questo rafforza il legame con l'Accademia Italiana del Peperoncino, che è un festival di enogastronomia promuove la gastronomia a 100 gradi, infatti anche con chef di una rilevanza importante. Do la parola a Fabrizia Arcuri, che procede con lo svolgimento del convegno. Grazie, grazie a tutti, grazie a te Antonella e grazie allo prologo di Buon Vicino per questo invito, che sì, accetto sempre ben volentieri quando si tratta dei territori, soprattutto quando sono legata ai sindaci e ai borghi come quello di Buon Vicino, e quando sono soprattutto le eccellenze a parlare, i territori e gli attori protagonisti come sono le prologo, a cui forse dovrebbe essere dato più risalto sia da parte delle istituzioni che da parte dei comuni. Questo lo dico non per nessuna polemica, no, è semplicemente come dato di fatto, perché comunque vedo e sto a fianco, mi pregio di stare a fianco dell'attuale presidente dell'UMPLI regionale, così come ha sottolineato Antonella, nonché consigliere nazionale, questo ci tengo a rimarcarlo, dove la Calabria siede ai tavoli a Roma dell'UMPLI nazionale, quindi credo che siano anche motivi di orgoglio. Giusto perché per sottolineare il lavoro che le proloco svolgono all'interno dei territori. Saluto anch'io il tavoli, saluto il consigliere regionale Orlandino Greco, a cui saranno affidate le conclusioni, perché molti dei punti poi che tratteremo nello svolgimento della serata lo riguardano direttamente sia come consigliere regionale che come sottoscrittore di alcune delle leggi presentate in regione che svilupperemo mano a mano. E do il benvenuto alle eccellenze calabresi, in questo caso a due festival d'eccellenza calabrese, appunto come ha sottolineato già Antonella, che sono il Festival del Peperoncino con Enzo Monaco e Moda Movie di Sant'Enrico. Tra l'altro sono esempi, sono casi virtuosi, o come, giusto per usare un termine che piace tanto al presidente dell'UMPLI, di case history, che poi ci rappresentano sia a livello nazionale che a livello internazionale. Enzo è stato l'esempio anche di prodotto tipico trasportato non solo a livello sui territori nazionali ma anche internazionale. Quindi do il benvenuto anche a loro e do il benvenuto al presidente, al sindaco di Buon Vicino, che ringrazio sempre per gli inviti. E parto proprio con lui, entrando nel merito della serata, e parto con trovandomi a lavorare sulla presentazione di stasera, lavorando su quelle che sono le proposte di legge sia regionali ma anche da parte dei ministeri, cioè quella dei piccoli borghi, dei centri sotto i 5.000 abitanti. E mi sono imbattuta, non so se qualcuno di voi l'ha letto, in un discorso molto particolare, molto
significativo che ha fatto il presidente Mattarella. All'indomani della presentazione alla Camera della legge, è stata approvata tra l'altro la legge sui piccoli centri, ha avuto anch'esistori a livello nazionale, perché ci sono voluti solo 2 giorni per approvarla in Camera, a fine mese passerà al Senato, è quasi votata all'unanimità, quindi questo significa che quando le cose si vogliono fare si fanno anche da parte della politica. Questa è un'altra piccatina. E Mattarella, in un incontro alla Bari, in un'assemblea regionale dell'ANCI, ha lanciato questo messaggio che leggo, perché poi interessa a entrambi, e dice: la vita nei comuni è la vita dei cittadini, dalla sua qualità dipende molto della nostra condizione, del nostro stesso modo di pensare la società, le relazioni e il futuro. È un discorso lunghissimo, io vi invito ad andare a leggere, perché comunque è molto significativo. Anche in questa prospettiva, affinché le istituzioni riescano a compiere il basso necessario, il ruolo dei sindaci è di grande importanza. I comuni non sono la periferia, ma le fondamenta della costruzione democratica. La Repubblica comincia nell'azione dei municipi. La democrazia oggi è affidata a voi sindaci in questa partita. Non siete né spettatori né giocatori seduti in panchina, ma siete i protagonisti e gli artefici. Io credo che qui, tra l'altro, poi prende anche la legge, ne parleremo poi quando passeremo il testimone al consigliere. Penso che qui ci sia racchiuso il senso di quella che è la vita di un sindaco, è riconosciuto dal Presidente della Repubblica, che mette in risalto quelli che sono i comuni e le amministrazioni locali. Penso che sia fondamentale. Le passo il microfono, sindaco, per i saluti e per un passaggio anche sui versi. Grazie Fabrizia, grazie per la tua professionalità, per la tua presenza sempre nel nostro comune, a Bonvicino. Grazie a tutti, benvenuti a Bonvicino, appunto da questo piccolo paese. Intanto facciamo i complimenti a quelle belle ragazze che hanno sfidato, perché poi, come diceva la Presidente, la Provoca, ci sono anche ragazze del nostro paese, ancora di più ci riempie di orgoglio. E la manifestazione di stasera, che noi come amministrazione comunale siamo stati sempre vicini alla Proloco, un po' vicino con la Presidente Antonella Biondi, con tutti i suoi collaboratori, per quello che fanno per questo paese, per Bonvicino. Io la ringrazio a titolo personale, come sindaco, come amministrazione comunale, la ringrazio perché fanno un grande sacrificio. Fanno un grande sacrificio sul piano personale e anche sul piano economico, però danno quel segnale ai nostri paesi di organizzare qualche cosa, alcune volte anche con delle sfide abbastanza forti, tipo questa manifestazione, che è stata già fatta una prima nel mese di agosto, dove c'è stata una bella partecipazione, dove già sono 10 anni, ha ragione la Presidente quando dice che chissà, nessuno, forse nemmeno noi pensavamo di organizzare, di sponsorizzare una manifestazione del genere, parlare di moda in un piccolo centro montano, di piccole anime, diventa una cosa quasi impossibile, quasi difficile. Loro ci hanno creduto, loro e noi insieme a loro abbiamo creduto in questa iniziativa. Infatti siamo vicini a questa iniziativa, anche perché ci sono dei filoni che devono riconoscere questi nostri piccoli paesi, per rilanciare i centri storici. E quindi anche, come dire, Antonella diceva che in queste manifestazioni fatte negli anni abbiamo avuto anche delle figure eccellenti che sono venute a Bonvicino, che hanno dato anche una visibilità al nostro paese. E devo dire che quelle persone che sono venute sono rimaste incantate di questo paese, perché chi viene qua poi rimane incantato, rimane soddisfatto e rimane anche con la volontà di ritornare. Io stasera anche devo ringraziare il consigliere regionale Orlandino Greco, che è uno dei punti nostri di riferimento anche alla regione Calabria, perché abbiamo bisogno anche di persone che prestano attenzione alle nostre realtà, perché oggi
la politica ha bisogno che cambia tendenza, che deve pensare più al bene comune, al bene degli altri, perché se non c'è l'inversione tendenza, soprattutto per chi fa politica, la gente si allontana sempre di più. E quindi dicevo che Orlandino Drago, noi abbiamo messo punto di riferimento insieme anche ad altri amici alla Regione Calabria, proprio per dare come dire, anche la possibilità a noi piccoli centri di amministrare, perché è diventata una cosa difficile. Il Presidente della Repubblica ha fatto bene a dire queste cose, però è chiaro che ci sia a livello di governo, a livello anche di Presidenza della Repubblica, di spingere, perché i piccoli paesi sono abbandonati. Io l'altra volta, alcune volte mi viene la voglia di dire: chiudiamo il comune e andiamoci, perché abbiamo l'impossibilità di amministrare, perché non abbiamo, perché tra altre cose negli anni, io da quando sto amministrando, forse a me al bilancio comunale mi hanno tagliato 200.000 euro, cioè significa che vanno a pesare sulle tasche dei cittadini, e quando io, un piccolo comune, non riesce a garantire quei minimi servizi, è costretto a dire chiudiamo e andiamoci. Tra le altre cose, con tutti gli sforzi noi cerchiamo di portare, di limitare le spese, anzi di non fare spese di rappresentanza. Anzi, io comunque nel bilancio comunale spese di rappresentanza zero. Ma per dare dei segnali, non perché noi siamo miliardari oppure abbiamo la possibilità di spendere, assolutamente no, ma per dare dei segnali diversi, che noi facciamo politica per cercare di portare il bene comune ai nostri centri storici. Quindi ce n'è bisogno. Che la politica ci sia di versione di tendenza, e la politica è a servizio degli altri, è a servizio della gente. Poi ringrazio anche a Santi Orrico, ormai Santi ormai è il nostro cittadino, il buon vicino, è un piacere perché partecipa, c'è la passione che lui mette a favore di questo paese, e quindi io lo ringrazio anche a lui, perché dal primo momento ha sostenuto insieme ad Antonella questa iniziativa. Se oggi siamo arrivati anche a questi livelli, anche grazie a lui. Ringrazio il professore Monaco, come il professore Monaco lo conosciamo. Io partecipo insieme a lui, lo ringrazio ufficialmente quando c'è la presentazione del Peperoncino. Mi invitano come sindaco limitrofe di questo paese. E si dice sempre in quella presentazione che gli dobbiamo dedicare una strada. Mi ricordo questo particolare per quello che, proprio per dare un riconoscimento per quello che ha dato, non solo a Diamante, ma quello che riesce a dare con quella grande manifestazione per quello che è al territorio, perché c'è una partecipazione e crea anche economia, crea economia nel territorio. Antonino Lavallo lo conosciamo tutti, quello che penso per uno, perché anche lo sento di farlo, perché come sindaco, quando ci sono queste persone che danno un contributo al mio paese, io li ringrazio sempre, chiunque si sia, comunque questa azione politica. Antonello Lavallo, che cioè ormai è presente in tutte le manifestazioni, Antonello Lavallo, pure che uno non lo conosce ormai, ma giusto anche così, perché anche, come dire, l'impegno personale che mette per il nostro territorio e per la nostra regione Calabria. Tra altre cose è diventato anche consigliere regionale e nazionale dell'Umbria, delle proprie, quindi è un merito che gli è stato riconosciuto, che è anche giusto che gli sia stato attribuito. Ringrazio gli operatori, anche senza di loro noi come dire, abbiamo la possibilità di renderci anche visibili, perché le informazioni, i massi media, sono anche importanti. Alcune volte noi amministrazione comunale abbiamo difficoltà, Fabrizio quante volte ci propone delle cose interessanti, però abbiamo la difficoltà economica di fare contratti, proprio per dare la possibilità di andare fuori dal nostro territorio, far conoscere quella storia, quelle tradizioni che tutti questi centri storici hanno. Sono importanti i centri storici nella nostra regione, sono bellissimi. Io l'altra volta sono stato in dei paesi, ho visitato dei paesi della Toscana, non è che sono migliori dei nostri, assolutamente sono belli, ma pure i nostri sono belli. Forse, però c'era tanta gente, c'erano gli stranieri. Quelle che forse noi non abbiamo capito, che in Calabria i centri storici non è che devono vivere solo con gli immigrati, assolutamente no, con gli immigrati hanno rispetto, hanno bisogno di gente che porta economia. Abbiamo bisogno in Calabria anche degli stranieri. Io camminavo, mi ricordo, per questi centri storici non sentivo nessuno che parlava
il fiorentino, sentivo gli stranieri. È quelle che portano l'economia. Noi in questa regione riusciamo a fare questo, riusciamo a valorizzare i nostri centri storici che hanno una grande tradizione, una grande storia. Ed è vero che non siamo nei sentimenti del territorio. Se non ci si rende conto di questo, che invece di tagliare i fondi ai centri storici, ai piccoli buoni, ai piccoli centri, invece che ci sia l'impressione tendenza di aiutare questi piccoli comuni a, come dire, ad andare avanti, sicuramente è vero che siamo dei sentinelli del territorio, ma sicuramente si creerà anche economia, perché i centri storici, i paesi interi stanno spopolando. Se non ci si rende conto di questa realtà e non c'è l'impressione tendenza di dare la possibilità a questi paesi montani, a questi paesi piccoli di vivere, sicuramente andremo, perché si continuano, sicuramente continuano. Mi auguro che la Regione Calabria e il Governo Nazionale presta attenzione a queste nostre realtà. Io non la faccio più lungo, vi ringrazio di essere qua, questa sera c'è anche lo spettacolo musicale che è la prova organizzata con la in piazza. Io mi aspetto sempre a Monticino con grande piacere, anche per la nostra cucina, perché la nostra cucina ha una storia. Lo ringrazio anche a Ciriaco Astorino, al dottor Astorino, insieme a Giovanni Valenti, che hanno avuto pure loro il coraggio di aprire una realtà nel nostro centro storico, l'albergo diffuso. Anche a loro gli va riconosciuto un merito perché non ci credeva nessuno, ma piano piano ci stanno credendo e ci si crede, perché lo voglio dire, d'estate, quando sono andato al centro storico e vedevo i tavoli messi fuori lungo il percorso del centro storico, quelle persone che assaggiavano proprio la nostra cucina, ma lì forse non siamo più vicino, forse siamo in un altro paese, invece è una realtà. E allora mi va il riconoscimento, il ringraziamento nostro e complimenti anche per aver fatto questa bellissima realtà nel centro storico. Grazie a tutti quanti, grazie anche a me. Contribuito pure lei, sicuramente in questa manifestazione, e contribuisce tutti gli anni. Grazie a tutti, perché le cose si realizzano sempre se c'è la collaborazione, la passione e la volontà di tutti. Grazie. Grazie, sì, sindaco, ho preceduto anche i ringraziamenti alla stampa e ai colleghi che sono presenti, che in una contaminazione di idee e anche di volontà in questo momento stiamo cercando anche di incidere sull'informazione e sulla comunicazione, cercando anche di dare un cambio di rotta da questo punto di vista. Chi mi conosce lo sa, io sono per una comunicazione positiva e per mettere in risalto le eccellenze, perché tanto dico sempre, per le cose negative ci pensa la stampa nazionale, su quelle non abbiamo bisogno, poi che anche noi perdiamo tempo, poi la cronaca purtroppo c'è, quindi va seguita. Quindi grazie, soprattutto poi quando abbiamo dei maestri e cultori come Telediamante diventa ancora più pregevole. Grazie. Seduzione e gusto, riprenderemo alcuni dei temi che ha toccato il sindaco sempre più avanti quando parleremo della legge sui borghi. Ringrazio anch'io comunque l'impegno, perché l'ho seguito dall'inizio e continuo a seguirlo, quello dell'imprenditoria privata, che comunque diventa necessaria. Altro gap che manca in Calabria è quella dell'imprenditoria privata che finanzia il pubblico. Il sindaco ha portato l'esempio della Toscana, io vengo dall'Umbria, ho vissuto 20 anni in Umbria e vi posso dire che le situazioni dei comuni sono identiche, ma anche delle città, la stessa Perugia, per loro l'80% è finanziato dall'imprenditoria privata, che si presenta lei stessa all'interno degli uffici pubblici per poter garantire e dare qualcosa da questo punto di vista. Ad esempio nel settore della moda, Sante, ne parlavamo prima, c'è un grandissimo esempio, ma lo porto perché è importante anche come riconoscimento del Made in Italy, ed è Brunello Cucinelli, non so se l'avete mai sentito, è la massima espressione in questo momento del Made in Italy sul cashmere. Loro hanno puntato su un'eccellenza, se la fanno pagare, perché entrare da Brunello significa iniziare da 1000 euro in su, ma non ha sentito, è l'unica azienda, la terza azienda in Italia che continua a crescere notevolmente, puntato sul settore di qualità. Tra l'altro lui ha ripreso un borgo Solomeo, l'ha ricostruito tutto, completamente tutto, tutti i
cittadini di Solomeo lavorano per la sua azienda e gli utili della società vengono distribuiti ai dipendenti. Quindi penso che dovremmo imparare, abbassare un attimino la testa e imparare da quelle che sono anche gli esempi che esistono, che ci vengono da fuori. In Calabria ce ne sono diverse, Sante, poi do la parola a te e poi la passo a te, così senza che giochiamo, come esempi anche di chi ne ha, di un'eccellenza ne ha fatto un brand della nostra regione. In Calabria non so se conoscete l'anificio Leo, che ha recuperato, tra l'altro è la prima azienda in Calabria che è museo, azienda museo, perché ancora lavora sui telai antichi, recuperando questa vecchia manifatturia di calabrese della lana. È un po', ed è spettacolare, è un po' linea Missoni, un po' colorata, e tra l'altro, non so se lei sa, loro si sono fatti portavoce di un bellissimo progetto. In questo momento in Calabria ci sono degli artisti nel settore della moda, dei designer, che si stanno girando tutta la Calabria insieme con i ragazzi dell'Anificio Leo per conoscere i prodotti e i materiali calabresi, tra cui la ginestra e tra cui il baco da seta, di cui siamo ricchi come regione, anzi abbiamo fatto la storia ritornando un po' indietro, e stanno cercando di trovare degli accordi con le aziende calabresi per poter produrre una parte dei loro abiti o dei filati particolari in Calabria. E invito Antonella anzi a contattarli e ad invitarli, perché loro adesso stanno in tour, dovrebbero essere sulla zona di Catanzaro in questo momento. Però sono sempre quelle eccellenze che comunque di cui nessuno parla, ma ci sono, esistono e stanno cercando di cambiare insieme con i sindaci questa regione. Un altro è anche Goel, tra l'altro c'è tutta una storia particolare perché nasce come cooperativa, ma passo la parola a Sante che conosce direttamente il progetto, e poi mi preme farvi due domande entrambi, così vi lascio il microfono da quel lato. Sia Enzo, allora, uno 20 anni, Moda Movie 10, Sante Ortiz, no, scusami, se il vostro è 10, ok, no, Moda Movie 20, e il prossimo anno, Enzo, se non sbaglio, sono 25 del Festival del Peperoncino. Beh, direi che un applauso, ma non solo, un merito. Le problematiche che ci sono, ma ci parleranno loro, quindi io vi chiedo retoricamente qual è il vostro segreto e cosa ha anche ai ragazzi come Antonella o comunque a chi si presta adesso, si affaccia adesso anche al mondo sia dell'imprenditoria ma come della cultura, qual è il vostro consiglio? Buonasera, io sono Sandro Ricco, appunto rappresento questa associazione che è Creazione Immagine, fa questo festival così denominato Moda Movie. Un giorno che eravamo nel periodo dei 10 anni di Moda Movie ho ricevuto una telefonata da Roma, dalla Federmoda, la signora Patrizia Curiale, e mi dice: Sante, mi hanno chiamato da Buonvicino, una signora di Buonvicino che ha bisogno di qualche notizia, cosa si può fare, perché hanno pensato a qualcosa, un progetto di moda. Vabbè, dico, vediamo se mi fate avere un numero di telefono, poi non mi ricordo bene se mi ha chiamato Antonella, mi ha dato il numero lei, Patrizia, non mi ricordo. Insomma, ci siamo sentiti e da quel sentito ci siamo visti, e sono 10 anni che felicemente facciamo moda anche a Buonvicino, ma non lo facciamo solo a Buonvicino, lo facciamo per la Calabria, per l'Italia, lo facciamo a livello internazionale. Solo che c'è disinformazione purtroppo, ma non poca, molta, perché per fare informazione ci vogliono soldi o altro. Noi non abbiamo soldi e forse non abbiamo neanche altro, perché non ci piace. Cioè, a noi ci piace fare alcune cose, le facciamo,
poi chi se ne accorge bene, chi non se ne accorge peggio per loro. E vi posso assicurare che qui sono pochi ad accorgersene, veramente. Io c'ho una cara persona che è un politico vero, l'amico Landino, perché è un mio amico, non è amico perché è politico, è un mio amico, è una persona che stimo particolarmente. Mi viene voglia di dire tante cose, però stasera non è il caso proprio per rispetto a lui. Noi quest'anno abbiamo fatto la 20ª edizione di Moda Movie, ne dico solo una, che grossa. Abbiamo fatto la 20ª edizione di Moda Movie, l'abbiamo conclusa in un giorno bestiale, era il 5 di giugno, ti ricordi che cos'era il 5 di giugno? Abbiamo votato, quindi politici non c'era nessuno, tranne il sindaco di Palizzi. C'era il sindaco di Palizzi che rappresentava gli animatori della cultura politica regionale. Animatore, chiedo scusa. Della politica regionale. Cultura della politica. Noi in Moda Movie l'abbiamo sempre fatta, noi non abbiamo mai creduto ai politici, noi decidiamo di farla, sono io il capo, fino a che ci sono io, decido. Mia figlia è la progettista, dico prepara il progetto, pronto il progetto per la 21ª edizione e partiamo. Poi se arriva qualcosa noi ringraziamo, se non arriva niente pazienza, però la battuta vera la volevo fare al politico, che l'amico che a me non è molto simpatico, si chiama Giuseppe Scopelliti, ha fatto il presidente della Regione Calabria. 2 anni fa l'amico Romeo, che fa un festival molto importante anche lui in Calabria, che è quello con Canoro, come si chiama la cantante che c'è morta? Mia Martini, il concorso Mia Martini che si conclude in questi giorni. Lui ha detto: Romeo, stai tranquillo, tu non devi fare niente. Tu quest'anno fai 20 anni, sei sponsorizzato dalla Regione Calabria, mi sembra giusto, fai 20 anni, hai lavorato per la Regione, per i movimenti. Io quest'anno ho chiesto alla Regione Calabria di partecipare, né hanno partecipato, né hanno mandato un saluto, veramente un conto mi è arrivato, per via di traverso, una segretaria di un ufficio importante della Regione Calabria mi ha fatto un telegramma di complimenti eccetera, ma l'ha fatto lei. Ma non fa niente, noi l'abbiamo fatto lo stesso. Quest'anno quindi noi neanche il saluto di traverso di una segretaria, ma nessuno si è accorto che abbiamo fatto la 20ª edizione di Moda Movie, nessuno si è accorto di quello che sta scritto su quel volume lì, ci sono nominativi importanti di calabresi, di uomini che vivono in Italia e non solo, tanti pure all'estero, che fine hanno fatto? Sono diventati personaggi importanti, Cosentini, 3-4, sono stati pure qui, Bozzo, ricordo come si chiama, l'altro Giovanni Percaggiuolo, eccetera. Oggi sono personaggi importanti, voi pensate, ne dico solo uno, perché giusto poi, ecco, l'informazione serve per questo pure, no? E Bozzo, Sande Bozzo, in questo momento lavora con Alessandro Dell'Acqua, non so se voi conoscete qualcuno di voi, Alessandro Dell'Acqua, è un dio della moda mondiale, è un dio, è un ragazzo di 36 anni napoletano, in questo momento dirige 13 aziende, Alessandro Dell'Acqua, Sande Pozzo è il suo assistente, è un ragazzino che ho cresciuto io, che ha fatto 2 volte Moda Movie, la terza volta l'ha vinta, e poi oggi è una star, lui domani mattina se vuole aprire una griff, non ha problemi. Questa è una. L'altra, ho chiesto una volta a un consigliere regionale, dico, ma fai qualcosa, ricordatevi da fare, cercate di capire pure su che cos'è la moda, perché in Calabria si può fare moda, perché ridevano con te quando tu hai promosso questa cosa, ma tu non puoi immaginare 20 anni fa come ridevano su di me, ma tu sei pazzo, moda movie, fa moda in cinema. Boh, ma cinema viene naturale, se non facciamo cinema in Calabria ditemi voi dove si può fare cinema. No, invece in Calabria non si può fare cinema. Chissà adesso, poi ci stiamo provando, ma non lo so, speriamo bene. E moda, perché non si può fare? Siamo un po' lontani, però siamo uomini come gli altri, perché io credo molto nella fattività degli uomini. Quindi abbiamo fatto Moda Movie, stiamo facendo conoscere tante cose, stiamo portando tanti personaggi illustri,
personaggi che arrivano a Cosenza e non li calcola nessuno perché ci sono. Ah, sono venuto a Moda Lupus. E un relatore, sì. Ma chi è? Che spessore? Qualcuno è stato pure qui, anche l'anno scorso, se non vado errato. E invece quando questi personaggi li trovi a Firenze, a Roma, a Milano, non possono uscire dalle porte centrali perché vengono assaliti, soprattutto da voi giornalisti dei media in genere, ma da tanti altri personaggi perché vogliono l'autografo, perché la fotografia, sono cose. Qui c'è stato Boselli a Cosenza, ospite mio, ha fatto il relatore al workshop ed ha avuto un premio. Ma Mario Boselli non l'ha conosciuto nessuno. Io a qualche amico giornalista ho detto, ma guarda che quello è Mario Boselli, cioè rappresenta l'economia milanese. Mario Boselli rappresenta la moda, la camera della moda, è un grande a livello mondiale. E quindi questi siamo noi. Io dico che, consigliere, amico, dovremmo informare di più i cittadini, dovremmo stare più attenti a queste cose. Non parlo solo per la moda, per carità. Io, guardate, mi sono improvvisato, qualcuno dice tu scrivi, io scrivo, se non so scrivere poi c'è chi sa scrivere, però io ho avuto l'idea, un libro sul turismo, scusatemi, turismo di enogastronomia, perché lo ritengo importante, se ne fanno tanti, ne sono già stati fatti tanti, io questo sarà mio, sarà un volume importante che spero di presentare nella seconda decade di maggio a Roma, e per dire alcune cose, per far capire alcune cose, perché se poi lo sfoglio, siccome vive pure di fotografie, che sono quelle cose che vengono viste di più, no? Le foto, e non tanti i contenuti, lo scritto, però vedono dei piatti, vedono delle facce, diciamo, ma questo che è? Ma, anche qui, quindi non è solo la moda, anche qui ci sono tanti personaggi illustri in questo mondo. E questo è un paese che ha fatto gastronomia, questo è un paese storico per la gastronomia, quindi io vi invito a parlarne di più, voi ne state già parlando, però parliamo ancora di più. E poi che dire niente, non devo dire niente, parlavi della Goel, un grosso gruppo che nasce in Calabria, dei terreni sequestrati all'Andrango, oggi capeggiato da questo Vincenzo Linarello, che è stato anche premiato qui, è un personaggio importantissimo, che lo chiamano in tutte le parti del mondo perché è un grande personaggio. Questo ha creato una griffa in Calabria, l'indirizzo è Milano, però nasce a Rocella Ionica, dove a Rocella Ionica nel laboratorio, che sono tre adesso, confezionano anche per Versace. Ha creato questa griffa che si chiama Canciari, che la sta portando in giro per tutto il mondo, famosissima. E chiedono tutti il tessuto, come giusto diceva lei, calabrese, vogliono tutti il tessuto calabrese. Ma i calabresi dove sono? I calabresi dormono. Il 70% dei calabresi dorme. Siamo, per prima io, vagabondi e delinquenti. La seconda volta che lo ripeto qui, vagabondi e delinquenti, un 70%. Poi c'è un 30% di grande eccellenza, per fortuna. Ma pensate, onore, sul 30% a portarlo al 50%, no? Noi ce l'avremmo già fatto. Lui avrebbe meno problemi perché lui ha ragione, ha problemi seri i sindaci. L'ultima, porto i saluti e le scuse e saluto a tutti. La signora Rachele, celebre, lei presidente dell'ASET, tra cui andati oggi doveva essere ospite qui, mi ha telefonato alle 2 che non poteva venire in quanto dopo una cena ieri, stanotte è stata poco bene, quindi non era in grado di viaggiare, quindi vi porto i saluti suoi e si è promesso che non appena passa da queste parti verrà a salutare questo paese di buon vicino. Grazie, buonasera. E allora è stata messa troppo carne al cuocere, perché io ho proprio difficoltà ad intervenire perché sono stati tanti gli argomenti che sono stati toccati che mi hanno stimolato a dire un sacco di cose che non dirò, cercando di fare una sintesi. Evidentemente
delle riflessioni che mi sono venute nella mente nel mentre ascoltavo quello che hanno parlato prima di me. Intanto, perché siamo un po' vicino e parliamo di seduzione e gusto, una parola su seduzione e gusto la voglio dire, ha detto già tutto Antonella, però va rimarcato che è una novità parlare di moda in un piccolo paese, è stato detto abbondantemente, non è invece un fatto nuovo quello di valorizzare la gastronomia dei piccoli territori, perché i piccoli territori sono depositari della nostra cultura gastronomica. In un momento in cui le televisioni ci fanno vedere programmi di cucina, come si cucina in Italia o nel mondo, la riscoperta del gusto e della cucina tradizionale locale sicuramente è un antidoto che fa bene. Buon Vicino però ha le carte in regola più di ogni altro comune d'Italia per parlare di gastronomia. È stato detto e ripetuto e viene ripetuto sempre che è la patria di Ippolito Cavalcanti. Non è la patria di Ippolito Cavalcanti, ma Ippolito Cavalcanti era duca di Buon Vicino. La cosa che non viene mai detta però è che Ippolito Cavalcanti non è un gastronomo qualsiasi. Intanto è il più grosso gastronomo italiano del Settecento, intanto. Ma è un gastronomo che ha precorso i tempi di 200 anni. In effetti, presso i Borboni, lui diceva quello che si dice oggi in Italia, cioè la valorizzazione dei prodotti tipici locali. Nel mentre tutti gli altri gastronomi italiani copiavano dalla Francia o volevano una cucina nazionale, e tutti le guide di cucina sono nazionali, due soltanto erano i gastronomi che parlavano di cucina in territorio, come diciamo noi oggi, e sono Ippolito Cavalcanti e Vincenzo Corrado, pugliese di Olio. Quindi questi due gastronomi hanno precorso i tempi e ci hanno insegnato che bisogna cucinare con i prodotti tipici del territorio. C'è una grossa disputa per vedere se Ippolito era o non era duca di Buon Vicino, però sicuramente Ippolito mandava a prendere i prodotti della campagna di Buon Vicino per cucinare i suoi piatti. Quindi è scontata l'idea di parlare di cucina a Buon Vicino, meno scontata l'idea di parlare di moda a Buon Vicino, però l'abbinamento seduzione e gusto mi affascina particolarmente, proprio per il significato delle parole, perché se andate a trovare la parola gusto sul vocabolario italiano, vi renderete conto che gusto non è soltanto uno dei cinque sensi, ma anche la capacità di apprezzare il bello. Questa donna ha gusto, questa opera d'arte è fatta con gusto, ed è anche un'espressione ironica che viene usata per dire ma che significa, ma che gusto ci sarebbe a fare questo, così come è usato per dire, come dicevano i romani, che de gustibus non est disputandum, cioè sulle preferenze e sui gusti non si può discutere. Quindi la parola magica di questa manifestazione è gusto, che abbinata poi alla parola seduzione riesce a combinare un cocktail per cui diciamo che il festival di Buon Vicino Seduzione e Gusto ha le carte in regola per quanto riguarda la definizione del nome. Io capisco che molti di voi potranno dire ma che c'entra questo? C'entra, perché il 90% del successo di un evento è determinato dalla denominazione dell'evento. Quindi se l'evento non ha una denominazione che fa presa immediatamente sul pubblico, evidentemente è un evento che può essere bellissimo ma non ha successo. Seduzione e gusto è, secondo me,
un magico modo di definire l'evento. E quindi ci siamo con Seduzione e Gusto. Ma andiamo adesso a vedere un po' i problemi e la situazione. In effetti non sono molto d'accordo con Antonella quando dice che vorrebbe che la manifestazione diventasse una manifestazione che ospita i grandi nomi. Io penso che invece il significato e l'importanza di questa manifestazione sta nel fatto di stimolare i giovani a fare questo tipo di lavoro e valorizzarli, perché voglio dire, se non li valorizziamo noi in terra nostra, evidentemente come possono arrivare ad essere valorizzati? Che ci sia poi l'ospite importante che viene è senz'altro importante, ma io accentuerei proprio la caratteristica della manifestazione nel far sì che questo evento sia un'occasione per far capire alla gente che anche fare queste cose è possibile al di là dei successi. Quando io ero giovane, così come tutti i bambini e i giovani del tempo, dicevo: io vorrei fare il poeta o lo scrittore. E dicevo: tu sei pazzo, vorrei fare il poeta e lo scrittore, non si può vivere. Io penso che anche oggi, se un ragazzo dicesse come ci io voglio fare uno stilista di moda, dice: ma sei pazzo, questo non è possibile. E allora invece la manifestazione deve diventare un'occasione per valorizzare queste cose, per far capire proprio a livello pratico, intuitivo, a tutti quelli che vengono, ai giovani soprattutto, che esiste anche una possibilità per fare queste cose, certamente se c'è il talento e se c'è la vocazione naturale. Andiamo adesso all'evento. Io non sono nemmeno d'accordo con Santo Enrico quando dice che certe cose non le diciamo perché c'è il nostro amico consigliere regionale. Io dico invece che io dico invece che le dobbiamo dire affinché lui, che è senz'altro più sensibile di tanti altri politici, lui sa che io lo stimo innanzitutto come uomo di cultura, prima che come politico, perché come uomo di cultura l'ho conosciuto, essendo quindi più sensibile possa farsi portavoce di queste cose che noi diciamo. E le dico schematicamente: la politica regionale del turismo per i festival e per il prodotto è fallimentare, non esiste altro da loro. Basta vedere quello che si fa in Puglia, quello che si fa in Campania, per capire, fare un raffronto. Io dico: no, ma può essere che nessuno si alza una mattina e vede come vengono utilizzati i fondi europei in Puglia o in Campania? Perché noi li dobbiamo sperperare e utilizzare male? E allora alla politica noi chiediamo innanzitutto una legge regionale per le proroghe. Ma può essere che i politici non si rendano conto che senza le proroghe non esiste turismo in Calabria? O pensate che il turismo in Calabria che fanno gli spettacoli che la regione acquista chissà come e manda in giro per i paesi della Calabria? Il turismo in Calabria lo fanno le proroghe. Basta vedere le centinaia di manifestazioni che le proroghe fanno in tutti i comuni della e la fanno sulla pelle dei poveri presidenti delle proloco che tirano la carretta nei vari paesi. Ebbene, sono completamente ignorati dalla politica regionale. E andiamo poi ai festival. Non si possono finanziare i festival a pioggia. Non si può includere un presepe per un festival. È importante, è importante, è fondamentale che a gestire i fondi europei ci sia un comitato di esperti, come viene in altre parti, che studiano i vari, esaminano i vari progetti e vedono il progetto di Pomicino è un progetto sicuramente valido, all'avanguardia, deve andare avanti, deve crescere. Perché? Mi ha chiesto la mia amica qual è il segreto. Il segreto è uno solo: i soldi. Non si possono fare i festival senza i soldi, non è possibile. E i soldi devono venire per forza dall'ente pubblico, perché noi non siamo la Lombardia. Se noi andiamo a esaminare
Chi finanzia i festival in Lombardia o in Piemonte li finanzia l'ente pubblico, ma li finanzia anche il privato con le sponsorizzazioni. In Calabria non è possibile avere sponsorizzazioni. Cominciamo a capire questo. Vi racconto un esempio per farlo capire. Due anni fa la Rovagnati ha messo sul mercato un prosciutto cotto al peperoncino. Allora io ho pensato, probabilmente la Rovagnati è interessata a venire alla festa di Diamante per pubblicizzare questo prosciutto cotto al peperoncino, e sono andato a Milano. Lì sono stato fortunato perché una delle responsabili del comitato che doveva esaminare la mia proposta era una ragazza di Salerno che io avevo conosciuto in un altro evento. Ebbene, questi sono riuniti, sono fatti, ho fatto la relazione, ho fatto il progetto, alla fine mi hanno detto non è possibile. Io avevo chiesto 5-10 mila euro per capirci, la Rovagnati, 10.000 euro per la Rovagnati sono molto meno di un caffè. Ebbene, la ragazza in privato mi ha detto guarda, a me dispiace, ho fatto di tutto, però la linea dell'azienda è che non vuole investire in una regione la cui immagine è legata alla mafia. Queste cose ce le dobbiamo dire. Nessuna azienda nazionale verrà mai a finanziare un evento in Calabria. E allora i comuni non possono fare, chi lo deve fare? Lo deve fare per forza la regione, non c'è altra possibilità. Ma la regione non li può finanziare tutti, la regione deve finanziare quegli eventi come Modabuni, come il Festival del Peperoncino e come istituzioni di posto che hanno le carte in regola perché sono o possono diventare un elemento trainante della cultura e dell'economia del territorio. Tutte le altre cose, se perdiamo tempo, non hanno evidentemente storia. Un vicino ha una peculiarità fondamentale, si trova nella riviera dei Cedri, dove, e questo lo sottolineo ma credo che lo dovremmo sapere tutto, nei mesi di luglio e agosto da Praia Paolo ci sono 1 milione di presenze, 1 milione di presenze turistiche da Praia Paolo. E allora nel mese d'agosto questa gente che fa? E questo è un problema che si deve porre seduzione in questo. E qui ci vogliono dei soldi, perché ci vuole una pubblicità capillare su tutte le spiagge, in tutti gli alberghi, in tutti i paesi, da Praia a Paolo, con un ufficio stampa che funzioni. E se fosse possibile, a Milano lo farebbero, anche con delle navette di comunicazione, perché non tutti hanno la macchina, no? Però una navetta da Diamante, dai paesi vicini, per Buonvicino, certamente faciliterebbe la presenza. A voi possono sembrare delle cose così campanarie, io vi garantisco che in Lombardia le fanno da molti anni. Ecco, vi ringrazio. Tantissimi punti che comunque poi il consigliere regionale sono sicura che risponderà, anche perché ce ne sono molti che toccano. Da dire quello che penso, non nei suoi confronti, nei miei, solo non ci piace nei confronti della politica. Tra l'altro alcune, ci sono alcune delle leggi, quella delle proloco, c'è quella delle proloco, c'è quella della valorizzazione delle associazioni di promozione sociale per il riconoscimento dei registri delle associazioni, perché noi in Calabria tra l'altro siamo l'unica regione che non ha questa, oltre a quello dei tumori che tra l'altro è entrato da poco, non abbiamo quelle delle associazioni. E comunque insomma, non bisogna andare tanto lontana, perché quando mi portano come esempio la costiera adriatica, da cui noi dovremmo imparare un po', mi si drizzano i capelli, diciamo, rimanere educata, ma basta guardare le nostre regioni del sud e basta guardare la Puglia.
quindi non bisogna, quindi è una regione del sud che ha avuto le stesse identiche e ha le stesse identiche percorso storico e esigenze nostre, però è riuscita da sola e soprattutto è riuscita con gli imprenditori a rimboccarsi le maniche e a fare quello che ha fatto. Considerate che la Puglia è stata la prima regione più visitata in, sul turismo quest'anno, e città come Gallipoli ad agosto devono chiudere le città perché non riescono a rispondere all'afflusso di turismo che è richiesto. Quindi non è semplicemente sponsorizzando un brand che è quello del Salento. Tu quando vai a Gallipoli non senti mai parlare di Gallipoli, Santa Maria di Leuca, Porto Cesareo, loro ti dicono che sei nel Salento. E che se tu non c'hai niente da fare la mattina ti dovresti fare il cost to cost, ti danno la macchina, ti danno le informazioni, ti danno tutto quello là. Noi ce l'abbiamo e io lo ripeto continuamente, soprattutto quando mi trovo qui con Enzo, qua ne parliamo costantemente, penso che è una vita anche Enzo, e lo considero un grande mentore, è quello della Riviera dei Cedri. Quindi vincendo anche i campanilismi che ci sono tra i vari territori, e mi dispiace sindaco che non ci siano gli altri sindaci, perché incontri come questi servono anche a creare la rete, ma non quella che cui si sciacquano la bocca i politici quando fanno la campagna elettorale, quella vera, quella che state cercando di realizzare attraverso i borghi, perché borghi come Bolvicino, io non so quanti di voi hanno visitato Orso Marzo. Orso Marzo è diventata un'eccellenza. San Nicola Arcella ha avuto il 40% di turismo in più medio alto. Io quando ho visitato San Nicola durante l'estate, anch'io ho avuto la stessa reazione tua di quella giornata, tant'è che era sindaca donna. Forse il problema della Calabria è stata proprio questa, che non ci sono mai stati governatori donne. Non è vero, Sante, tu parlavamo di questo. Io vengo da una regione, L'Umbria è gestita da 20 anni da due governatrici donne. E si vede. Lì ho avuto quella stessa sensazione, ho passato una bellissima serata, a un certo punto mi è venuto da piangere, c'era anche Antonello, e la sindaca mi guarda che fa: ma Fabri, stai piangendo? Io ho detto scusami, io ho detto Barbara, ma siamo in Calabria, cioè voglio dire, ma questa è con la vista dell'Arco Magno, quindi vi ho detto tutto. Qui altra nota di demerito, mi dispiace, queste se le deve prendere tutte onorevole, nota di demerito, l'Arco Magno è stato conosciuto per la famosa pubblicità sbagliata sulla compagnia aerea, per cui è venuta la blogger di fuori a bacchettarci, a darci dei perfeuttari nella comunicazione. È fondamentale, quindi, per ritoccare un altro punto fondamentale che è quello della comunicazione. Visti i tempi, non lascio la parola al presidente, il che mi terrorizza. Ti pregherei di rimanere, così lasciamo le conclusioni. di rimanere nei tempi europei. Tra l'altro, allora. Io? Sì, è vero, ma perché Enzo, devi capire una cosa, allora mi invitano anche per questo, perché io non faccio quando mi invitano, io dico, io non sono la moderatrice che passa il microfono, di quello vi chiamate una valletta e ve lo fate fare dalle vallette. E ha detto, io faccio la giornalista e sono esperta nei processi di comunicazione, quindi se volete che ci siano anche le pause e i miei interventi, allora ben venga. Però adesso lascio la parola al parterre. Due minuti. Grazie, buonasera a tutti, grazie Fabrizia, saluto il tavolo, grazie ovviamente ad Antonella Biondi che quotidianamente mi invita, io sono onorato di venire qui a Bonvicino unitamente al sindaco, quindi grazie all'invito di Antonella che mi ha voluto qui. Ovviamente seduzione e gusto, diceva bene Enzo, è un'intuizione importante, positiva, perché ha dato questo marchio a Bonvicino, si viene a Bonvicino durante l'iniziativa, soprattutto durante l'iniziativa di seduzione e gusto, quindi grazie anche a Sant'Enrico che ha dato sicuramente una collaborazione preziosa per questa
per questo evento, e quindi un evento importante e necessario proprio per quello che chi mi ha preceduto ha detto in modo ottimale, cioè quello di rivitalizzare un piccolo borgo, quello di dare una maggiore conoscenza a quella che è la realtà dell'entroterra e quindi di questi straordinari paesi. Quindi grazie soprattutto a Seduzioni e Gusto. Enzo mi stuzzicava perché io avevo appuntato, mi ero in un certo senso segnato alcune cose sui vizi, quindi i sette vizi, quindi il gusto, la gola ovviamente, e poi anche la seduzione, quindi il piacere, che è una funzione sicuramente perfetta proprio per dare un polo attrattivo, quindi una questione che attrae, quindi riesce a attirare visitatori qui nella città, nel paese di Buonvicino. E poi ovviamente la storia, conoscere quella che è la tradizione e la storia di Buonvicino legata all'alimentazione, al cibo, legata a quella che deve essere, come dice qualcuno che mi ha inviato, l'Università Tor Vergata, che mi ha inviato qualche appunto proprio su quella che deve essere, onorevole Greco, anche una conoscenza sui modelli alimentari tra tradizione e riproposizione culturale. Quindi questo in Calabria lo possiamo fare, Enzo ce lo insegna, ma in questa nota rimarca l'importanza delle pro loco, rimarca quella che è il presidio necessario per la promozione turistico locale appunto delle aree. Quindi il ruolo delle pro loco, qui c'è un esempio, Enzo lo diceva bene, un esempio di collaborazione, lo diceva Antonella, ma lo diceva anche l'assessore Biondi in altri contesti, questa sinergia, questa coesione tra la pro loco e l'ente locale. Non è scontata questa coesione. Io durante la stagione estiva ho toccato quasi tutta la provincia di Cosenza e vi dico che ci sono determinate problematiche, quindi determinate difficoltà proprio legate a una mancanza di relazioni istituzionali, pro loco ed ente locale. Ma poi, Orlandino, dobbiamo spingere questo disegno di legge, perché è un disegno di legge importante, un disegno di legge che dà ancora più forza alle pro loco. Le pro loco, e ti ringrazio Enzo, fanno il turismo in Calabria, è vero. Noi speriamo prima di Natale di fare un rapporto dove indicheremo tutte le iniziative che fanno le pro loco in Calabria. Ma tutte le pro loco, tutte le iniziative che fanno e qual è l'apporto pubblico per realizzare quelle iniziative. Noi questo lo faremo con grande veramente senso di appartenenza, ma con un impegno certosino, perché la pro loco e le pro loco è sinonimo di qualità, serietà, qualità, senso di appartenenza, voglia di fare, passione, tante cose che sicuramente, e voglia di collaborare, possono portare risultati. Io lo dicevo ieri ad Aiello Cala, c'è stata l'inaugurazione di un teatro bellissimo, quindi l'utilizzo sano dei fondi pubblici in un certo senso si è concretizzato in questa opera importante, in questa opera che può diventare un motore per l'animazione culturale di quella località. E quindi questa deve essere la traiettoria su cui inserire quello che deve essere l'impegno da più parti, l'impegno di collaborare e l'impegno di raccontare i luoghi, l'impegno di riscoprire il locale e l'impegno di rafforzare quella che è la storia e la tradizione di ogni luogo. Moda Movie è una realtà consolidata, così come il Festival del Peperoncino, e noi tutti dobbiamo promuovere sempre di più
e stare a fianco a queste iniziative proprio per dare valore alle cose positive, alle cose belle. È ovvio che l'iniziativa che, e mi avvicino alle conclusioni, proprio quello che diceva un docente dell'Università di Tor Vergata, dove mette insieme la Proloco, dove mette insieme gli enti locali, dice proprio questo, dice parliamo di turismo, parliamo di cibo locale, noi dobbiamo seguire quelle che sono delle pratiche che devono individuare i presupposti, tutelare la biodiversità, favorire quella che deve essere il mangiare a chilometro zero. Qui l'amico Ciriaco Astorino ce lo insegna e ce lo dimostra quotidianamente con l'albergo diffuso, con il Don Ippolito, il ristorante Don Ippolito. Quindi le filiere corte, ma allo stesso tempo ecco, garantire un sostegno alle autenticità dei sapori e del territorio. Quindi questa è una cosa molto bella proprio per riprendere quello che ci siamo detti poc'anzi, il mangiare genuino, autentico, casereccio, e riscoprire quella che è l'importanza del territorio, dei luoghi, delle tradizioni. Come Umbli, Enzo, io da poco ho consultato qualche amico che nel consiglio, ho dato qualche spunto, ovviamente siete invitati il 5 e il 6 novembre a Roma, dove tu ci devi essere, proprio per dare alla Calabria un'immagine bella, fiorente, laborioso, un'immagine così come stanno tentando di fare i consiglieri regionali, il presidente regionale. Lo dobbiamo costantemente pungolare, l'ho pungolato ieri, tutti noi lo dobbiamo pungolare proprio per fare meglio. E quindi l'Umbli oggi ha un ruolo importante, necessario, anche in visione di quello che, di quelli che sono i borghi antichi. Salviamo l'identità culturale dei piccoli borghi. Quindi anche su questo sicuramente l'onorevole Greco ha avuto una buona visione, una buona intuizione su quella che è la valorizzazione e la protezione dei piccoli borghi. Sulla legge regionale delle Proloco, noi siamo la legge depositata in commissione, nella seconda commissione, sperando nei tempi brevi, sperando in quella che deve essere una riconoscenza all'impegno quotidiano e costante delle Proloco, ma anche quella che deve essere una partecipazione attiva alle tante iniziative che le Proloco fanno, così come la Proloco di Buonvicino, ma a tutte le Proloco calabrese, ma alla volontà di poter esercitare quel concetto di collaborazione puro, autentico, proprio a favore dei territori, ma a favore di quella che deve essere una ricaduta sana e una ricaduta socio-economica che è necessaria ed è vitale. Vi ringrazio. Come diceva prima Enzo, di carne al fuoco ce n'è tantissima. Le conclusioni a lei, onorevole. Tra l'altro lei, oltre ad essere il sottoscrittore della legge dei borghi ospitali, oggi sono state richiamate altre leggi, come quella della valorizzazione della dieta mediterranea, perché alla fine è quella che a mangiare a chilometro zero, noi un patrimonio ce l'abbiamo ed è la dieta mediterranea, perché non tutti sanno, a partire dal calabrese, che la dieta mediterranea di riferimento è quella di Nicotera e non quella di Pollica, ma la dieta mediterranea nasce a Nicotera e quindi c'è anche questo. Io porto solo dei dati, concludo veramente. La legge sui borghi nazionale prevede un fondo di 100 milioni di euro attivo dal 2017 al 2023 che dovrà finanziare gli investimenti nei piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti schiacciati dal vincolo del patto di stabilità. Sto leggendo la legge.
Altro passaggio, 5.627 piccole enti, pari al 70% del totale dei comuni italiani, sono ben 2.340 quelli che soffrono di disagio demografico economico. Si è parlato di desertificazione dei piccoli centri, paesi in via di estinzione, divorati dallo spopolamento, spesso roccaforti però di sapere e tradizioni che rischiano di trasformarsi in borghi fantasmi, e questo l'ha sottolineato anche il presidente Mattarella nel famoso intervento. Naturalmente le misure all'interno della legge sono tanti, che spaziano dalla banda larga, perché non è possibile comunque offrire un turismo nuovo di qualità senza internet, alle vie di accesso, quindi alle vie di comunicazione. E tra l'altro ci sono altre due misure interessanti che lei ha ripreso sia nella legge della dieta mediterranea che quella dei borghi. Sono messe in risalto le misure con l'identificazione dei marchi DOC e IGP. Non ci prendiamo in giro, il riconoscimento dei marchi è fondamentale come riconoscimento di un brand, come riconoscimento di un brand Calabria. Anche all'interno della legge dei borghi ospitali c'è il riconoscimento, quindi, di identificazione di borgo come borgo ospitale. Tra l'altro, onorevole, si parla sempre all'interno della legge che l'Italia è grande perché l'Italia è quella dei cammini, cioè si è quindi fondamentale anche il recupero dei cammini storici, culturali, dell'identità di cui parlava Enzo prima. Beh, questo mi viene in mente un passaggio del suo libro: l'Italia è ricca è fatta di tanti campanili, di tanti camini e di tante strade. Quindi le passo le do il microfono per le conclusioni. Grazie, non per fare le conclusioni, ma per fare alcune considerazioni rispetto ai temi che sono stati toccati. Sorvolo i ringraziamenti. Li avete fatti già voi, io sono onorato di essere qui a Bovicino, lo ritengo uno dei borghi più belli della Calabria, riferendomi solo alla Calabria, ritengo che ci sia un'amministrazione che a partire dal suo sindaco fa il bene comune e soprattutto fa il bene dei cittadini e della comunità. Ritengo quindi che per me è un grande onore e privilegio essere ogni volta qua, caro Cirico, e ove possibile essere utile a questa comunità e alla sua amministrazione. Sono state dette tante cose, guardate, io l'ho ricordato oggi pomeriggio venendo da Parenti. Quando ero più giovane, studiando ingegneria prima di laurearmi, avevo delle certezze, e una delle certezze che avevo era quella di riuscire a dire quello che pensavo. Questa era una mia certezza. Sapete, quando si fanno i calcoli, mi voglio dire il ponte, o regge o non regge, un calcolo è un modello matematico, un calcolo che funziona, quindi c'è una certezza. Oggi che sono passati tanti anni, questa non è più una certezza, ma è diventata una aspirazione. Cioè, il mio anelito è quello di riuscire a dire oggi realmente quello che penso. E purtroppo non lo posso fare. E non lo posso fare perché chi fa politica, sono tanti i piccoli, che se oggi dovessi ribadire alle cose dette che non riguardano, come dire, sia da Enzo, sia da Sani, che non riguardano quello che hanno detto specificatamente alla politica, ma quello che avviene in campo, chiaramente sarei irriverente, impertinente, e sarei anche giudicato male. Quindi molte volte mi taccio rispetto a una considerazione, rispetto a quello che io immagino che il mondo debba andare. Però alcune cose le avete toccate con mano, le avete sviscerate quando si parla di turismo, quando si parla del brand di Calabria, quando si parla solo e soltanto di 'ndrangheta, di mafia, di violenze o altro. Dobbiamo stare attenti, perché questa è l'immagine che vediamo, e chi come me sta facendo salti mortali. Io ho fatto anche un contest, una mozione molto molto interessante, molto bella da vedere, da leggere, scusate, perché andando in giro per il mondo, parlando di costo, tentando di creare questo grande attrattore turistico, che oggi i numeri mi danno ragione, e KPMG lo certifica,
lo certifica perché certifica che il turismo golfistico oggi ha un interesse esagerato, soprattutto in Europa, e con i dati che noi abbiamo messo su si può fare turismo in Calabria 320 giorni all'anno, e questo è il primo dato. E poi spiegherò perché. Beh, andando in giro per il mondo, la cosa che diceva Camenzo, ma l'ho vissuta, l'hai vivo sulla pelle. Perché quando dico questa è una cosa strabiliante, questa è una cosa importante, dice, sa, ma in Calabria, si fa Calabria. Questa terra bellissima, violentata, stuprata, o altro la Calabria. E c'è una repulsione, noi dobbiamo cambiare immagine la Calabria. Dobbiamo avere la forza di dire che la Calabria è altra. Dobbiamo avere la forza di dire che la Calabria chiaramente può, come dire, nell'immaginario essere altro. E non c'è dubbio che una delle cose che mi chiedo è quello di cambiare immagine e parlare della Calabria così com'è. Ma così com'è, consenso, non è la Calabria dove il 70%, io capisco la tua come dire, forza tua, la Calabria non è il 70% di tendenza. Forse lo 0,00007% di... Ascolta, io sono contro quelle parole, io non parlo sì, mai sì, no, no, no. Delinquente è coloro che non si attivano a fare qualcosa. È un'altra cosa, è un'altra cosa. Perché la Calabria è fatta di persone per bene, tante persone che tendono di farcela, che tendono di avere idee, sono creativi. Ho avuto un'esperienza bellissima, mi sono occupato della consulta dei calabresi nel mondo. L'ho fatta io, ritengo questa operazione un'operazione valida, abbiamo nominato 46 calabresi, tu ne conosci qualcuno, sono di qua in Calabria, sono stati 3 giorni, sono venuti dall'Australia, dal Venezuela, dal Brasile, dall'America, dal Canada, dalla Svizzera, da tutte le parti del mondo, e rappresentano la Calabria. E hanno storie da raccontare, hanno storie di successi, hanno positività da raccontare, da trasmettere, e però chiaramente anche loro nella visione, che nella visione del mondo, sottolineano alcune cose, alcune questioni. Noi dobbiamo cambiare totalmente. Oggi parlare di turismo in Calabria, consentimi Enzo, nella franchezza, il turismo in Calabria non esiste. Stiamo parlando di altro, io queste cose l'ho scritto, l'ho ribadito, poi io sono sempre quello che fa le pulci alla giunta, che fa le pulci a Oliverio, sono quello che contesta Anastasi, sono sempre le cose di cui prima, di cui sopra. Ma di che turismo parliamo? Se il turismo estero, straniero, che è quello che, diciamocela pure francamente, che porti i soldini, cioè quello che viene porta a spendere, non è il turismo, per essere anche qui franco. Il 33%, 34% del turismo campano, del turismo pugliese, che non porta nulla e che non spende neanche una bottiglia di vino dopo cena. Se dobbiamo essere chiari nelle cose, se dobbiamo finire con il politichese. Noi abbiamo un turismo estero che è solo due mesi all'anno della costa del Liberia. Punto. Parliamo di un turismo di due mesi quando va bene, di un turismo che non è, che non porta quei risultati e quei benefici. Allora diciamo pure che questo tipo di turismo, oggi non c'è. Allora che cosa fare? Beh, dobbiamo cominciare a dare servizi, dobbiamo cominciare a fare rete, dobbiamo cominciare a dare eccellenze, dobbiamo cominciare a destagionalizzare. Io ho messo su una visione, con la mia visione è sbagliata, e invito il presidente della Provoca in questa visione a dare una mano a come dire, a condividere dove si condivide, a criticare dove si critica, questa visione di turismo possibile, che non è un turismo del mordi e fuggi, dell'arrivo in Calabria, utilizzare qualche giorno e poi andare via. Oggi l'ho scritto, noi siamo fortunati a vivere in Calabria, l'ho scritto venendo qua e venendo a questo paese, giù dalla Marina, così come vedendo il tramonto, siamo fortunati a vivere a sud, a essere nati a sud, a vivere a sud e soprattutto in Calabria. Ma questo significa fare delle scelte dirompenti. Cioè la vera questione politica sono le scelte. Noi non possiamo fare tutto, dobbiamo però concentrarci su alcune questioni. Per fare il turismo 320 giorni all'anno, valorizzando i borghi, non tutti quelli che hanno attrazione turistica, pensate di valorizzare tutti i borghi significa fare demagogia e populismo,
noi abbiamo un brand, la Lega, io mi sto battendo una delle leggi che probabilmente non rifarei, oggi poi mi sono imbuttato, è quella sulla Lega Mediterranea. Pensavo di fare cosa buona e giusta, cosa buona e giusta. Guarda, se io divento, come dire, esco fuori dallo schema, fuori dal ruolo che purtroppo deve avere un minimo di, come dire, di stile purtroppo nell'espressione delle cose che uno pensa, perché chiaramente poi ci ho fatto la legge sulla rete, sulla legge valorizzazione e promozione della dieta mediterranea di riferimento di ricotta, cioè dopo che sono diventato io, duplicato degli studi, ho fatto gli studi. Anzi, De Kiss è stato qua nel 57, mandato all'esercito americano, è stato incalato, ha codificato una dieta, lo ha fatto in ragione non del gusto, ecco, della bontà di quei prodotti, ma in ragione delle proprietà organolettiche, di come queste prevenivano alcune malattie cardiovascolari e soprattutto per quello che era il dato americano, la cura dell'obesità. Questo significa dire una cosa, significa dire che i prodotti della dieta mediterranea di riferimento devono avere delle caratteristiche, devono rispettare quello che noi chiamiamo indice di adeguatezza mediterranea. Che cosa significa? Che nel paniere della dieta mediterranea non può arrivarci l'olio che viene dalla Tunisia o il pomodoro che viene dall'Albania, perché quello non ha quelle caratteristiche, semplicemente. L'ira funeste, altro che il pelì di Achille, l'ira funeste. Perché che cosa ho detto? Ho detto una cosa semplicissima, che il paniere deve avere delle caratteristiche e non possiamo mettere tutto. Cioè, per essere più chiari, non possiamo portare le olive della Tunisia e lavorarle in Calabria e poi, come dire che sono state prodotte là per poi rivendere. Sei dimenticato forse che io sono amico di Enzo Monaco, lui è tunisino, tu sei amico mio, io ho un amico di Tunisia, okay? ottimo, va bene, però voglio dire, questi valori che mettiamo in campo devono portare la politica a fare delle scelte che sono dirompenti. La questione dei borghi, io cito il golf come punto centrale, perché qualcuno pensa che vogliamo giocare a golf, è un'altra cosa, vogliamo fare turismo, vogliamo portare i 25 milioni di turisti che vivono nel nord Europa, portarli qui, perché richiedono i prodotti della nostra terra, perché richiedono anche, come dire, vivere nei nostri borghi, perché i nostri borghi sono per loro le eccellenze. Quindi richiedono quello che la Calabria e sono certificati, ma allo stesso modo quello che dice tu, i comfort devono essere comfort che sono comfort elevati e adeguati a quello che loro chiedono. E ripeto, e c'è un mercato che è pazzesco, così come quando dicevamo prima sulla la legge sui borghi va valorizzata. La legge sui borghi che è passata in terza commissione, in men che non si dica, chiaramente la legge sui borghi ha dei limiti, perché ho detto e ho imposto una scelta, ma la scelta è quella di non finanziare 409 comuni così come è stato fatto, ma finanziarne 10-12, finanziarne 13, finanziarne 15, che abbiano delle caratteristiche, che hanno già sperimentato qualcosa del genere. Perché il mio comune non ha le caratteristiche. Il mio comune, per esempio, io lo dico in tutte le salse, il mio comune, benché stia utilizzando Castrolibro come sperimentazione, come modello di questo, come modello, il mio comune non ha le caratteristiche, quindi è inutile che ci prendiamo in giro, che, per dire, siamo, diventiamo tutti quanti, come dire, oggi ricchi e dediti, o ci mettiamo sul mercato. Il mercato è un'altra cosa, noi dobbiamo capire quello che ci chiede e come possiamo realizzare. Però questa legge deve trovare supporto, perché è una filosofia che cambia, che muta. Non è facile far cambiare la filosofia quando c'è la politica che deve finanziare i 10.000 euro, i 100.000 euro per far lavorare il progettista, per lavorare il tecnico, altro. Ma sì, stiamo parlando di una filosofia diversa, che io sto tentando di metterla in campo. Quando si dice le proprio, Presidente, fanno molto,
però dire che le Proloco fanno turismo è un tantino azzardato. Le Proloco suppliscono molte volte i comuni perché i comuni non hanno la forza di dare accoglienza ai turisti che decidono di venire, quindi non sono le Proloco che riescono ad attrarre i turisti. Le Proloco suppliscono e quindi danno una mano quando si fa turismo. È un'altra cosa, l'ho scritto ieri in un messaggio al Presidente, bisogna capire se noi a che tipo di turismo ci riferiamo e come vogliamo indirizzare. È in ragione di questo, chiaramente calibrare anche i fondi. Ci sono le scelte. Allora, in questo disegno di sviluppo organico, differenziando e allargando i dati di riferimento, le Proloco hanno sicuramente una posizione centrale. Assolutamente, non metto in discussione quello che non ti so più dire. Il turismo ha diversi settori, uno di questi è la politica dell'accoglienza. Certo, la fanno solo però. Poi è chiaro che la promozione turistica è ma che la politica dell'accoglienza lo fanno, non la fanno dall'alto, le Proloco non fanno niente, non la fanno dall'alto. Condivido, la politica dell'accoglienza ci mancherebbe altro, dobbiamo fare delle cose, ma il turismo oggi non lo dobbiamo attrarre perché il turismo noi oggi non ne abbiamo, noi abbiamo una bassa affluenza di turismo anche in ragione delle cose che dicevo prima. Non voglio dilungarmi, la politica ha delle grandi responsabilità, le ha avuto in passato, ce l'ha oggi ancora di più. A me fa specie quando si legge la lettera bellissima che fa Mattarella dove dice cari sindaci non siete più soli. Io devo dire che di queste lettere ne ho visto almeno, partecipato all'Agi, quest'anno non c'ero per una serie di impegni, dal 2000, dove si diceva piccolo e bello, dove si diceva il futuro dei piccoli comuni, dove si diceva che i riferimenti istituzionali sono i sindaci, che le comunità si ritrovano solo nei sindaci, una serie di ragionamenti bellissimi che da un lato mirano a fare leggi che in qualche modo salvano i piccoli comuni, dall'altro c'è un partito, lo dico anche qui molto francamente, che ha proposto per esempio, dove sono firmatari 20 parlamentari, questo partito del PD, 20 parlamentari che dicono che i comuni al di sotto dei 3.000 abitanti devono annettersi ai comuni più grossi. Quindi capiamoci di cosa parliamo, cioè non possiamo andare a Roma e dire una cosa, poi venire qua e diciamo un attimo. Questo è questo delle identità e della storia. Gli 8.000 campanili sono il valore dell'Italia, gli 8.000 campanili rappresentano l'autenticità del paese Italia e bisogna fare in modo che si salvino questi 8.000 campanili, trasformandoli in attrazione turistica, in borgo da vivere, come ne nascono tanti, borghi da vivere. Oggi stiamo facendo la speculazione sugli immigrati, ma chi lo dice questo? Stiamo speculando sugli immigrati. Arrivano tutti i giorni richieste, ci sono delle stanze libere perché sai, la prefettura, allora cominciamo a dire le cose come stanno, dove tutti ci giocano, dove tutti quanti sul tema dell'accoglienza fanno speculazione, lasciano i sindaci nell'angolo perché poi non si sa che cosa fare. Ma davvero possiamo pensare che la Siva può diventare una zona turistica, una zona turistica nel posto più bello della Sila, della Sila? Andate a vedere la colonia Federici, dove c'è una mia proposta di legge che sul master plan della Sila per trasformarla in beauty farm modello bagni vecchi di Bormio. Andate a vedere che cosa ci abbiamo messo. Abbiamo messo 150 immigrati che sono lì, vengono pagati. Allora questo significa dire la verità o essere razzisti? Cioè perché ormai siamo a questi livelli, non abbiamo neanche la voce di dire come stanno le cose. E in questo pure la Chiesa ne ha la voce. Ma assolutamente sì, ma per essere chiaro, ve la posso dire tutta, hanno tentato anche con me,
da sindaco, io gli ho chiuso le porte in modo chiaro, non perché non volessi fare o non volessi dare una mano. Dobbiamo scrivere una seconda riforma agraria, facciamolo, ci mettiamo in moto, scriviamo una seconda riforma agraria dove all'immigrato gli diamo una dignità, non gli diamo una indennità, diciamo così, gli diamo una dignità. Abbiamo la forza di fare questo, abbiamo la forza di ragionare e di costruire un percorso, ma caspita, ci sono, ci siamo. Ma se noi pensiamo che oggi c'è la speculazione di chi e quanti sanno che hanno stanno nascendo mense, stanno nascendo di tutto. E che la fa fare? E su questo, e su che turismo noi possiamo fare in Siva o dovunque, se non c'è un ragionamento serio anche in termini di accoglienza che possa essere valorizzato con un lavoro, come dicevo prima, con una dignità. Allora capiamoci, la politica non è, io non difendo manco me stesso, perché ripeto, ho fatto la premessa prima, io ho le mie colpe nella misura in cui non ho la forza di dire quello che realmente penso su tante cose, mi ammetto la mia colpa, le mie responsabilità, però in questo Presidente dobbiamo tutti quanti unirci anche attraverso mi consentite una cosa che probabilmente la lascio a voi per un po' di riflessione. Se una generazione di politica, di persone impegnate non è capace di dichiarare guerra ai propri padri, dichiarare guerra ai propri padri significa dichiarare guerra alla generazione dei padri. Volevo parlare, ma non è ora. Di questo lo diceva prima Enzo Monaco benissimo, funziona bene quello che voi avete, anche il nome di questa iniziativa, seduzione e gusto, funziona bene perché soprattutto la parola seduzione funziona, volevo ragionare su che cosa seduce di più, se la bellezza, il fascino, lo stile, e se è prima il gusto che in qualche modo apre la seduzione o è la seduzione che apre poi al piacere al gusto, però è un bambino, quindi funziona. Noi abbiamo le potenzialità, lo diceva prima anche Fabrizia quando citava Brunello Cucinelli. Io ho iniziato la mia attività politica nel 97, sì, facendo una sfilata di moda. La feci nel 97 con Anto Giulio, poi diventato quello che è diventato. Io sono stato un sindaco, l'unico sindaco della Calabria, che ha intitolato una piazza, non ancora inaugurata, per una serie di ragioni, non sto qui a dire, una piazza a Gianni Pestace. La moda è bellezza, la moda è arte, la moda è il culto del piacere. Noi siamo in una terra che non vive di fronte alla bellezza, noi siamo in una terra che vive la bellezza perché è la bellezza, noi siamo in una terra che merita di essere cambiata, merita di essere valorizzata. Chiediamoci come si fa, chiediamoci come possiamo farlo. C'era un grande che diceva: il mondo non si cambia poco a poco, il mondo si cambia ad uno ad uno. Grazie. Io intervengo da qui. Io mi devo congratulare con Antonella, con la Proloco soprattutto, per organizzare delle cose senza spendere quattrini, questo voglio dire all'onorevole. Quando non si fa qualcosa da noi, dico che le istituzioni non hanno i soldi, ci vogliono sempre i soldi per fare qualcosa. Antonella e le Proloco dimostrano che si possono fare manifestazioni senza soldi delle istituzioni, ma con la buona volontà di volontari e dei cittadini. E questo l'abbiamo, sì, ma sono d'accordissimo, io lo conosco perché lui ha fatto il sindaco di ogni cosa. E prima di fare l'onorevole ha fatto il sindaco, quindi viene dalla cavetta e conosce le cose.
ma quando dall'altro le devono dire in Calabria non si fa turismo perché siamo delinquenti, io sono d'accordissimo con l'onorevole, non siamo delinquenti, noi abbiamo per ospite le Diamante è una comunitaria, è una scelta nostra, è di proporre solo le cose belle della Calabria. Agli amici di Rai 3 che riportano sempre dramme, omicidi, altro, dicevo, voi occupatevi di queste cose, noi ci occupiamo delle cose belle della Calabria, che ce ne sono tantissime, e ce ne sono, e venite a scoprirle prima di parlarne. E una di queste cose è località bellissima, è Bumicino, a me molto cara, anche perché ho insegnato qui. Qui c'è una scuola fatiscente, grazie alla buona volontà degli amministratori, qui è venuto un museo che fa onore alla Calabria, un centro storico che fa onore alla Calabria. Venite a visitare la Ribiera dei Cieli, venite a visitare Buonvicino, Orso Masso, Diamante, Maerà, e vedete che ci sono delle località bellissime con centri storici accoglienti e bellissimi. Per quanto riguarda l'accoglienza, ma la Regione Calabria per accogliere i nostri turisti che cosa fa? O che cosa sta facendo? Noi ci riempiamo la bocca di accoglienza, ma che cosa accogliamo? Basta dire che non riusciamo a mettere una navetta dalla Mezzia Terme alla Riviera dei Cieli per portare i turisti. Dalla Mezzia per venire qui ci vogliono 2 ore, eh? Come devono fare a venire a villeggiare in Calabria? Queste cose devono essere. Il problema è che qua sotto si riprende. Una risposta veloce, ma condivido tant'è che ci sono anche qua. Lo so. Io tengo a specificare una cosa perché non vuole essere una presa di distanza, io difendo l'operato di Oliverio che sta facendo tantissimo, perché la Calabria è una terra che ha ereditato bilanci. Sì, ma di tutti, quindi sta facendo tanto. Ci sono due tipi di mozione che io sto facendo, che ho fatto. La prima è quella della metropolitana leggera, nella parte tirrenica. La seconda battaglia che ho fatto e sto facendo per inserire la superficie di Scalea nell'ambito del piano regionale dei trasporti, perché non so chi ha letto una mia intervista qualche giorno fa. Un parlamentare nazionale del PD ha detto qualche tempo fa che in Calabria tre aeroporti sono molti. Io vi ho citato che probabilmente questo è fuori dal mondo. È fuori dal mondo, quindi non sa di che cosa parla. Vi ho citato per esempio la Florida, dove ci sono in 350 km di costa, ci sono qualcosa come 5 aeroporti, di cui 4 aeroporti internazionali, e qualcosa come 30 aviosuperfici in 350 km di costa. Tutto è movimento, tutto è trasporto. Chiaramente, se non si risolve questo problema. Tra l'altro, vi dico un'altra cosa, un'altra battaglia che farò, non solo dei 3 aeroporti, che chiaramente non è la società che ne determina, parliamoci chiaro, il successo di questo tipo di aeroporto. È l'utenza che non riusciamo ad attrarre, è i progetti, i programmi che non riusciamo a dare, che se no non possiamo prendere l'aeroporto meglio gestito al mondo, portarlo in Calabria e fallire il giorno dopo se non c'è quell'utenza. E la battaglia che farò è che nel piano regionale dei trasporti, che si approverà entro la fine di dicembre, ci sarà anche l'aeroporto della zona Calabria Nord, che poi questo aeroporto debba essere a Scalea, a Tarsia o a Sibra, questo si vedrà, ma vi è la necessità di superare quel gas di cui lei parlava, perché se non c'è l'arrivo, se non c'è noi abbiamo portare insieme al senatore Turano, portiamo c'è un gruppo che viene da Chicago ogni anno, che però prima erano 400, sono arrivati 50-60 e vengono a Scalea, vengono dal 7 al 21, comunque a settembre, vengono per loro il periodo migliore. Chiaramente ci sono delle difficoltà legate praticamente ai movimenti, ai trasporti, e questo deve essere una risoluzione importante.
Poi, se abbiamo la forza anche di puntare su un turismo di ritorno, un turismo di qualità, che supera questi, queste barriere che ci sono, chiaramente la Calabria, per come riesce ad essere anche attrattiva di un mondo, può dare molto. Uno sforzo dobbiamo farlo, superare la barriera del pregiudizio, superiamolo tutti quanti, prima noi stessi, e facciamo sì che la Calabria entra nella mental map del turismo che può dare tanto a questa terra. Grazie. Grazie. Mangiare Santi Orrico per l'iniziativa, per l'evento Moda Movie e per la collaborazione che ha prestato in questi anni alla Prologo di Pollicino, quindi alla Presidente Antonella Biondi, quindi volevo fare questo omaggio a Santi Orrico, la bandiera dell'Umbria. Grazie. Antonella, consegna alla Presidente della Prologo di buon vicino. Ma solo crediamo. Gira Antonello, girati. Grazie. Girala. Girala. Ecco. È una bandiera o un plastico? È una bandiera. Con la mia band portiamo avanti la campagna contro l'alcol sulle strade, ci teniamo ogni sera a ribadirlo perché abbiamo perso proprio quest'estate un paio di amici e quindi non è una cosa bella e non l'auguriamo a nessuno, però a chi non piace farsi due birre con gli amici, ma è bello farseli quando c'è il bel sedere, è bello piantato sulla sedia e non è nessun rischio di percorrere qualche strada di notte magari. Quindi con questo non vogliamo dire che noi siamo dei santi e chi sbaglia è un diavolo, anche perché una volta ci trovavamo in un bed and breakfast in un piccolo alberghetto, no, era un B&B e la signora praticamente si era dimenticata che magari di notte uno ha un po' di arsura, vuole bere una roba, ma nel frigo non c'era nulla, quindi di notte, tardi, ci siamo messi un attimino ad aprire i cassetti e abbiamo visto una bottiglia verde quasi piena e quindi l'abbiamo tirata giù. Abbiamo sentito che era alcolica, abbiamo iniziato a fare dei cicchetti, eravamo in albergo, e fanne uno, fanne due, fanne tre, la bottiglia è finita. Bello era però che avevamo gli strumenti e nella bottiglia c'era un foglietto, l'ho tirato fuori, praticamente la canzone era già scritta nell'assenzio. Thank you.
Aggressività.